Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono De Simone Alessandra ed oggi vi faccio vedere come si piantano i pomodori, proprio come una volta, tutto fatto a mano. Si mette il filo per andare dritti. Vedete quella fila di pomodorini? Quella l'abbiamo fatta ieri, ma ieri era freddissimo, tirava tantissimo tempo di vento, erano 13 gradi. Anche oggi non è che sia proprio così caldo, sono 17 gradi e tira un vento freddo praticamente. Adesso vi facciamo vedere come si piantano i pomodori. Lui se li posiziona più o meno sempre alla stessa distanza e poi con la palettina va a fare la bughetta e ci mette il pomodorino. Vedete, ne lascia uno lì e uno dall'altra parte del filo. Se ne prepara un pochettino e poi praticamente incomincia a piantarle. Adesso ci fa vedere come procede l'operazione. Sono parecchi discorsi da affrontare con i pomodori per quanto riguarda la piantagione. Comunque cerchiamo di essere chiari. Innanzitutto, quando acquistate le piante devono essere piccole. Io preferisco acquistare le piante con i fori 104, cioè vuol dire che sono 104 piante ogni platon di polistirolo. Questo è per Abruzzo, eccolo qua. Quindi la piantina deve essere piccola, piccola. Più è piccola e più riprende, più ha poche radici e più attecchisce meglio nel terreno. Più la pianta è grande, più la vedete bella rigogliosa quando la combate alta e più soffrirà moltissimo quando la mettete a dimora, perché ha già sviluppato le sue radici dentro la torba, dentro il vasetto dove si trova. Quindi mi raccomando, lascette le piante che non devono essere sfilate, quindi questa è la giusta altezza. Piante alte un palmo, una quindicina di centimetri, piccole con poche radici. Poi, se dovete mettere poche piante, potete anche leggermente togliere un po' di torba che attecchiscono ancora meglio le radici. Poi, per piantarle, ovviamente ci vuole lo stallatico. Lo stallatico che può essere, noi usiamo quello biologico, può essere misto, quindi di mucca, di cavallo, di gallina, quello che volete. Se avete a disponibilità letame fresco, letame consumato di qualche stalla vicino, però io ve lo sconsiglio perché letame comunque porta le erbacce, perché ci sono molti semi di erba. Invece lo stallatico è cotto al forno e quindi non, al suo interno non ci sono le erbe infestanti. Quindi mettete il filo, mettete lo stallatico, poi facciamo vedere dopo come si mette. Mettete lo stallatico, lo fresate, quindi lo immescolate. Non mai mettere lo stallatico dentro la buchetta dove mettete il pomodoro, altrimenti brucia le radici. Lo stallatico va messo in superficie, va fresato il terreno, quindi va mescolato con il terreno e poi va piantata la piantina. Le piantine le mettete, io preferisco metterle dritte, quindi a due a due, a due a due, e ogni, così tra una pianta e l'altra mettiamo il palo. Diritte le mettiamo, non i fili a capanna, diritte. Perché diritte? Diritte perché poi non vengono cotte da soli i pomodori, ci possiamo passare meglio all'interno. E interfila, cioè a una fila dall'altra, la distanza deve essere minimo di 1,50 m. Io faccio 1,60 m per stare più comodo, per fresarle, per passarci in mezzo a cogliere e tutto il resto. Comunque poi facciamo vedere Sì. tutto, facciamo tutti i video per E tra una pianta bene. e l'altra diciamo una settantina di centimetri, 60, quello che volete, insomma, l'importante è che distanziate un pochettino. Poi fate la buca e la piantina, vedete come deve essere piantata la piantina. Tutto questo pezzetto qua deve andare sottoterra, non solo la base, perché in questo punto dello stelo escono altre radici e quindi la pianta si svilupperà di più. Non solo, se voi la piantate a livello di torba, si potrà sviluppare la malattia del colletto da qua a qua, quindi succederà che praticamente la pianta morirà, si stringerà lo stelo e sarà soggetta alla morte. Quindi mi raccomando, le piante profonde, almeno un terzo, due terzi della zolletta. Ecco, vieni a vedere come. Poi non vi preoccupate che Ecco qua. comunque E vi poi. teniamo informati Quindi, di come si questo pezzo procede. nero deve essere tutto interrato, fino alle prime due fogliette. Tutto interrato. Ecco qua. Fino alle prime due foglie, quelle sono le prime due foglie del pomodoro quando nasce. E procedete così. Allora, ringraziamo sempre l'azienda agricola Falerni per tutte le spiegazioni e video che ci dà e auguriamo a tutti una buona giornata.